Presso l'Agora Morelli, alla presenza dell'assessore regionale alle attività produttive Antonio Marchiello, ha avuto luogo il workshop dal titolo Talk ispirazionale, racconti di donne imprenditrici tra presente e passato, promosso dalla Regione Campania, Direzione Generale Politiche Sociali e Sociosanitarie ed attuato da Sviluppo Campania S.p.A. nell'ambito del progetto Tracciare le differenze, imprenditorialità, scienza e saperi per superare il gender gap. Abbiamo fatto nel 2021 la legge numero 17 con la quale abbiamo dato una spinta all'imprenditoria, anche all'imprenditoria femminile. Abbiamo fatto il regolamento a giugno di quest'anno e adesso è partito l'avviso per creare una premialità per le imprese che assumeranno le nostre concittadine creando una parità stipendiale. Oltre a questo abbiamo fatto anche la previsione del microcredito, cioè l'avviso prevede anche che le donne che vogliono fare le imprenditrici avranno delle possibilità. Non bisogna pensare a donne nel passato come Luisa Spagnoli, che è una storia, o a donne del presente come la Cristoforetti per poter dire le donne sono brave, le donne lo sono a prescindere. È un valore aggiunto di cui noi non possiamo fare a meno. Dare energia alle donne significa riuscire a cogliere quelle soft skill legate alle capacità empatiche, alle capacità di tutela e di cura delle cose e delle persone, che sono fondamentali per la fondazione di start-up basate sul design. All'interno del carcere femminile di Pozzuoli produciamo caffè, abbiamo una torrefazione e da 12 anni sviluppiamo l'empowerment delle donne detenute che non si sono mai cimentate con un lavoro reale, sono donne che non si percepiscono capaci, quindi noi facciamo un grosso progetto di empowerment e capacitazione, diamo alle donne la sicurezza per affrontare poi in uscita quello che è il mondo reale, il mondo del lavoro per trovare un'occupazione. Dirigo un'azienda dove curiamo bambini, bambini con difficoltà, e il mio motto ormai è diventato negli anni curare divertendo. Le donne hanno una marcia in più, vedono oltre. Ho iniziato questa nuova attività a 50 anni, sono un architetto e ho deciso di dedicare la mia nuova vita alla promozione di questo territorio. Ho intrapreso una nuova attività e sono testimone che ciò si può fare, che non è impossibile rimanere ferrati su ciò che si è, di che cosa si è lavorato. Sono un architetto che ha riversato le sue competenze in un altro mondo e sono molto contenta.